nuovi spazi in arrivo perché possiamo sempre più essere una realtà che funga al decongestionamento dell'ospedale e soprattutto all'obiettivo che stiamo perseguendo in questo momento di lasciare la maggior parte degli altri servizi inalterati. Cioè in questo momento per fortuna non abbiamo un affollamento degli spazi puliti nell'ospedale e non abbiamo una riduzione dell'attività nell'ospedale. Questo tipo di locali lasciati liberi daranno luogo a nuove camere di degenza, nuovi spazi ambulatoriali di triage e nuove aree di subintensiva. Quanti posti letto in più? Complessivamente siamo tra i 60 e i 90 a seconda poi dei layout che ci saranno proposti. Il problema grosso di questo momento è che la maggior parte delle catene legate anche alla superdiffusione che si è innescata nella nostra regione, ce ne sono state diverse evidenze, la zona di Bisenti, il problema di Avezzano, cioè lì ci sono stati dei fenomeni di trasmissione iperrapida che sono tipici di quando aumenta la circolazione del virus. Questi fenomeni li abbiamo riscontrati, quindi la possibilità che le attuali catene di trasmissione non si riescano a controllare con le misure attuali purtroppo esiste. Abbiamo ricevuto, credo nella giornata di ieri, altri 11 ventilatori e i nostri presidi, compreso Pescara, stanno attrezzando nuovi posti di terapia intensiva. Qui al Covid di Pescara era stato già strutturalmente prevista questa capacità di espansione. Se questi lavori che stiamo conducendo di gran lena adesso, ma che abbiamo potuto mettere in campo solo a partire dall'8 ottobre, peraltro con poteri limitati, non con la pienezza dei poteri che ci permisero di consegnare il cantiere in 7 giorni qui in questa palazzina. Se si fossero fatti durante l'estate, noi oggi avremmo avuto una maggiore capacità di resistenza e questo avrebbe concorso in maniera decisiva magari ad evitare ulteriori restrizioni e a permettere la compatibilità dell'offerta sanitaria con le attività economiche. Come abbiamo già stabilito, evitiamo di chiudere quelle unità chirurgiche, quelle sale importanti per portare avanti quella terapia medica, quell'assistenza medica che raccoglie tutto il territorio. Stiamo differenziando quella che è una sanità territoriale da quella ospedaliera. Tutti i problemi che abbiamo affrontato in questi ultimi tempi, che abbiamo anche ereditato, perché in questo momento stiamo contestualizzando l'appropriatezza dei nostri interventi. Ad oggi abbiamo coperto quello che è il 30% della dotazione dei nostri posti letto, quindi c'è altro spazio e tutti gli allarmismi che si creano, come ho già definito, non è altro che un momento di ridefinizione in tutta la rete della nostra regione.